Cosa è cambiato nella vita da quando è iniziata questa esperienza di governo, sia in quella privata sia in quella professionale? Ero consapevole che la mia vita sarebbe trasformata completamente. Non avevo idea, diciamo, in quali termini e con quale impegno, ma c'era, diciamo, già nel 2011 una consapevolezza di questa natura. Però era un impegno che andavo ad assumere perché ritenevo che una cittadina come Cisternino, che mi ha dato tanto, meritava di avere, diciamo, un mio contributo per la sua gestione e il suo miglioramento. E questo certamente ha richiesto tempo, che significa, diciamo, tempo a disposizione della cosa pubblica nel pieno disinteresse, ha richiesto sottrazione di tempo alla mia attività professionale, sottrazione di tempo alla mia famiglia, sottrazione di tempo ai miei hobby. Grazie alla sua esperienza professionale, ha potuto portare un contributo rispetto alle tante cause in essere riguardanti il comune. Beh, la mia esperienza professionale credo che abbia fatto anche la differenza e anche, diciamo, le mie modeste competenze sicuramente sono state utili per risolvere una serie di problemi dall'organizzazione della pubblica amministrazione per lavorare meglio alla gestione anche per quanto riguarda i contenziosi, che sicuramente è stato utile per ridurre di volto, diciamo, quello che era, diciamo, un contenzioso esistente. Si consumavano sul comune di Cisternino centinaia e centinaia di mila euro in contenzioso. Oggi quella cifra è stata ridotta di moltissimo e stiamo definendo quelle che erano delle pendenze del passato. Quando dall'opposizione la accusano, non solo lei, ma in particolare quando accusano lei di pubblicamente di incompetenza, ancor peggio di gestione clientelare, cosa pensa? Ma è la cosa che più mi manda in bestia, perché nel momento in cui i miei sacrifici vengono catalogati in questo modo ingiustamente, e chi lo fa ha piena consapevolezza di dire il falso, la cosa non mi fa piacere, perché la gestione di questa amministrazione è stata una gestione imperniata politicamente sul massimo della trasparenza, su criteri oggettivi in ogni sua attività, e sicuramente la gestione clientelare appartiene ad altri, e forse chi sta all'opposizione, che fa queste accuse, non è esente da una gestione clientelare del passato. Quali sono state le maggiori difficoltà che avete incontrato nell'amministrare il comune per cercare di rendere possibili i progetti di programma? L'organizzazione amministrativa era un'organizzazione vecchia, obsoleta, che necessitava degli interventi che servivano, oltre che per funzionare meglio, soprattutto per dare oggettività nelle scelte amministrative, trasparenza e togliere, diciamo, sacche di privilegio che pure esistevano all'interno dell'amministrazione. Questo chiaramente ha creato all'interno dell'apparato amministrativo non pochi problemi, ma oggi credo che in tanti hanno acquisito consapevolezza che forse era un lavoro necessario a fare. Quello che noi abbiamo fatto già dall'inizio è quello che oggi è diventata legge dello Stato, che è quello di tentare un meccanismo di rotazione all'interno degli uffici, proprio per evitare che si andassero a consolidare, come è avvenuto nel passato, sacche di privilegi e nello stesso tempo forme di favoritismi. Fare questo certamente ha scombussolato il sistema. Il sistema ha risposto, come normalmente comunque avviene all'interno delle pubbliche amministrazioni, con serrate, con blocchi, con difficoltà operative, ma la determinazione che ha avuto
il sindaco, ha avuto la giunta nell'andare avanti, ha superato questi problemi. Tante cose che sembravano impossibili sono state realizzate e credo che una svolta in questo quantomeno c'è stata.